7, Rai 3. Je me rappelle où. Comincia stanotte a fuori orario un ciclo di immagini dall'est, dall'altra parte. Vedrete grandissimi film, vedrete importanti prime visioni e partiamo stanotte proprio con uno straordinario film d'animazione del 2020 dell'artista polacco Mariusz Wilczynski, presentato alla Berlinale nella sezione Encounters, che è uno dei film più stupefacenti degli ultimi anni, un film che estremizza la possibilità stessa di mostrare su grande schermo un impasto di grigi e neri, una linea insieme infantile e gotica, e che in qualche modo è una vera e propria autobiografia visionaria di un'area d'Europa, ma in particolare del suo regista, che immagina come il suo eroe possa sopravvivere con la risata all'oblio di tutte le persone che gli sono venute a mancare e che sente di non aver fatto a tempo a salutare. Un film incredibile, tutto disegnato a mano, che ha richiesto 14 anni di lavoro, molti, moltissimi collaboratori, non un disegno fatto al computer, appunto. Qualcosa fra Gombrowicz, Kafka e, come lo stesso regista ha più volte dichiarato, qualcosa di legato alla letteratura russa, a uno scrittore come Bulgakov. È fuori orario, tra rivelazione, memoria, evocazione, risata e oblio. Buona visione. Fuori orario dall'altra parte.